battesimo di Gesù. Il Vangelo di Matteo ci racconta che Giovanni Battista, figlio di Elisabetta, cugina di Maria, predicava la venuta del Figlio di Dio e invitava tutti a convertirsi e farsi battezzare. Viveva nel deserto, indossando vestiti di peli di cammello e mangiando cavallette e miele selvatico. Verso i 30 anni Gesù si recò presso le rive del fiume Giordano e chiese a Giovanni di essere battezzato, ma Giovanni si stupì. «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose, «Deve essere così, perché io devo dare l'esempio». E Giovanni lo battezzò con acqua. Quando Gesù fu battezzato, si aprirono i cieli e lo Spirito di Dio scese su di lui come una colomba. Si udì anche una voce che disse, «Questo è il mio figlio che io amo e vi ho mandato, ascoltatelo!» Così ebbe inizio la vita pubblica di Gesù. Quindi vediamo, cosa ebbe inizio per Gesù con il battesimo? Esatto, la sua vita pubblica. E di chi era la voce che si udì dal cielo? Certo, la voce di Dio. E con che cosa Gesù viene battezzato? Proprio con l'acqua, bravissimi! L'acqua è molto importante per la vita. Serve a bere, a cucinare, a lavarsi. Nel battesimo l'acqua lava via i peccati. Per i cristiani è un sacramento, cioè un segno della presenza di Dio nella propria vita. Con il battesimo si entra nella comunità dei cristiani. Molti artisti nel corso dei secoli hanno rappresentato il battesimo di Gesù. Il mio preferito è questo, dell'artista Marie Malherbe. Vedete la posa di Gesù? A quale episodio della sua vita vi fa pensare? Ciao! Created using Powtoon.